Con i social network, ognuno di noi può raggiungere platee di ascoltatori potenzialmente illimitate. E-commerce, chat, selfie, Instagram, Facebook, Snapchat, YouTube. Il mondo contemporaneo è fatto dal digitale e da connessioni virtuali continue. I dati sono i nostri battiti, le nostre aritmie, i nostri scompensi cardiaci. Ecco, queste sono alcune delle frasi estrapolate da questo libro, People are Media, di cui su Business Community abbiamo già parlato perché abbiamo intervistato i due autori, che sono Aldo Costinelli e Silvio Meazza. Perché questo è un libro ancora così attuale? Beh, un libro così attuale per un semplice motivo. Tutt'oggi cerchiamo di capire, cerchiamo di muoverci all'interno del mondo digitale, il mondo digitale che ci pervade assolutamente in ogni cosa che noi facciamo, perché la nostra vita è scandita dal digitale. Il nostro telefonino lo tiriamo fuori e lo accendiamo svariate volte durante la giornata, così ci connettiamo ai vari social network, non ce n'è più qualcuno, ce ne sono tantissimi, e tutto quanto è veramente inserito all'interno di questo mondo digitale di cui People are Media racconta una sfaccettatura di noi consumatori, non solo consumatori, che siamo di fatto il prodotto di questi social e del web, perché la pubblicità viene mostrata sui nostri schermi attraverso appunto una serie di catalogazioni che questi social fanno. Io ho inventato questa storia nel libro dell'amante, dico: sono andato con la mia amante al motel in ora d'ufficio, non lo sa nessuno in ufficio, però la mia compagnia telefonica lo sa, il cartugo lo sa, quello del motel Booking lo sa, e quindi insomma lo sanno parecchie persone. Cioè, il concetto è che effettivamente all'interno dei nostri cash c'è tutto quello che noi vogliamo. Noi andiamo in vacanza con la famiglia sull'Adriatico, però per un pochino abbiamo sognato i Caraibi, e quindi nella cash c'è. La questione della privacy quando nasce non è un problema di oggi. Oggi si è amplificata, la questione della privacy c'è sempre stata. Ora, la problematica che nasce oggi qual è? È la mancanza più che altro di trasparenza da parte di aziende che non mettono il consumatore, e quindi l'utente, nel momento in cui si utilizza quella tecnologia, ad essere a comprendere che cosa sta accadendo con quella tecnologia, ma si tende invece a escluderlo, a non renderlo consapevole, anche raccontandogli: in questo momento stai utilizzando quella tecnologia o quel tipo di software gratuitamente, quindi sei in qualche modo diretto. Ma di questo c'è anche un po' meno il senso della proprietà. Se oggi io compro se oggi o ieri compravo una videocamera o una macchina o un paio di jeans, quel senso di proprietà è mio, quindi che cosa accade? È mio, quindi tendo a farci quello che voglio. Oggi invece, con la tecnologia, soprattutto il software, e qua viene il problema del software, quindi della privacy, se compri un telefono, ad esempio, prima che utilizzo il telefono sono costretto ad accettare n.000 condizioni. Questo già automaticamente toglie il concetto di privato e di privacy. Perché ho comprato un prodotto che è mio, per quale motivo io devo dare delle autorizzazioni precedentemente per utilizzarlo? È là che invece bisognerebbe rendere più consapevole, per esempio, l'utente, il proprietario dell'apparecchio, che cosa accadrà di quelle informazioni e se puntualmente quelle informazioni vuole condividerle. Non si può trasformare l'uso privato in una sorta di forma di gioco. E qual è il potenziale di questo libro? Racconta esattamente quello che accade quando c'è addirittura un capitolo che racconta come il nostro browser conosca la nostra vita, la nostra realtà di tutti i giorni molto meglio di noi stessi. È un libro che si legge particolarmente in fretta, e non c'è più distinzione tra esseri umani, macchine, oggetti, saranno sempre comunque collegati tra loro in tempo reale. Silvio Meazza, Aldo Costinelli,
Popular Media, editore Mondadori.